La cucina italiana merita il riconoscimento di patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO e questo rafforza la campagna No Fake Food a tutela dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani e del vero Made in Italy. Del resto abbiamo già avuto il riconoscimento della dieta mediterranea, che è considerata il simbolo del saper mangiare bene in modo salutare e amico dell'ambiente, e poi il grandissimo successo del riconoscimento UNESCO più conosciuto al mondo, che è quello dell'arte del pizzaiolo napoletano. Quindi l'Italia ha già un patrimonio di riconoscimenti, anche altri legati in modo diretto o indiretto al cibo, e oggi la cucina italiana come riconoscimento è una sorta di riconoscimento ombrello che può rappresentare le tante cucine regionali, le tante tradizioni locali. Io ho tanti produttori e organizzazioni che difendono dal tortellino alla cassata, dal babà al pesto, dal panettone fino ai prodotti tipici di tante regioni italiane, che vorrebbero un riconoscimento UNESCO, perché non è possibile. La cucina italiana può essere questo riconoscimento per tutto. Ovviamente occorre poi rafforzare l'impegno vero contro il Nutri-Score e contro tutti i tentativi nell'Unione Europea e a livello mondiale di creare una dieta fatta di prodotti artificiali, di farine di insetti, di prodotti che con la scusa dell'ambiente rischiano di distruggere le tradizioni enogastronomiche dei popoli. Quindi andremo fino in fondo, questa battaglia va vinta. Ringrazio la Federazione Cuochi Italiana, che è stato uno dei grandi promotori, e tutte le altre organizzazioni che si sono adoperate e che sono depositarie in qualche modo della tradizione culinaria del nostro bel paese. E poi ricordiamoci, dobbiamo candidare il rito del caffè italiano, perché anche quello è importante. Da Venezia a Napoli è un'altra candidatura che aspetta di essere ufficializzata.